E salutati ragazzi, questo è il Watermelon Channel e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi faremo la reaction al trailer del nuovo Mortal Kombat che è stato appena annunciato praticamente pochissime ore fa. Io sono super emozionata che, cioè, non sarei io se non vi parlassi di Mortal Kombat, perché è veramente stata una saga che da quando l'ho scoperta mi ha praticamente rivoluzionato il modo di vivere. Posso dire che poi da quando ho scoperto Mortal Kombat mi sono effettivamente approcciata al gaming vero e proprio, diciamo quello che poi faccio adesso, nel senso che gioco anche ai giochi un po' più seri, prima giocavo un po' alle cose più stupide. Praticamente il nuovo Mortal Kombat che uscirà il 19 settembre, si spera non venga rinviato, incrociamo le dita. Era stato annunciato inizialmente come Mortal Kombat 12, difatti doveva essere il seguito dell'11 che è uscito un po' di anni fa. Però hanno pensato bene di chiamarlo Mortal Kombat 1 e ci sono delle ragioni. Ma andiamo prima a fare la reaction al trailer e poi parliamo un po' della trama, della nuova trama e di quello che un po' è successo nel precedente capitolo. Perché si ricollega a questo e perché si chiama Mortal Kombat 1 e non Mortal Kombat 12. Ma prima di iniziare con il video vero e proprio, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, di lasciare un like di supporto e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nostro nuovo video o che siamo in live. Niente, quindi via con il video! È ora. Ora di svegliarsi in una realtà del tutto nuova. Una tela ancora bianca che io ho dipinto con il calore e con la pace. Nella mia nuova era, la scelta è soltanto tua. Tra un'esistenza serena o una lotta sanguinosa. Wow. Uno scenario completamente diverso. Puoi vivere in una Bello. gioiosa prosperità o in un'aspra rivalità. Se no non si chiama Mortal Kombat, cioè. Non può esserci Puoi solo la pace. affrontare gli altri come dei nemici giurati. O Scorpion, chiamarli infatti. fratelli. Ma una tempesta sta per arrivare. E molto presto tu scoprirai che persino in una nuova era come questa, un elemento rimane costante. C'è sempre qualcosa per cui vale la pena lottare. Piccoli combattimenti violenti, sanguinosi, fatality, sicuramente nuove. Se la tua scelta è di sfidare la pace, significa che hai scelto una guerra contro un dio. E saranno cavoli amari. Ecco, ecco. Ce l'abbiamo nel sangue. Ok. Trailer è stato molto molto esplicativo, non tantissimo perché chiaramente non ci vogliono spoilerare. Il gameplay purtroppo non l'abbiamo visto, o perlomeno abbiamo visto qualcuna di quelle che penso che siano le fatality che poi introdurranno nuove. E appunto veniamo al dunque: perché si chiama Mortal Kombat 1 e non più Mortal Kombat 12? Si chiama Mortal Kombat 1 perché vi ricordo c'è stato un po' di confusione su questo, nel senso che Mortal Kombat 1 non vuole essere una rivisitazione del primo Mortal Kombat che uscì effettivamente, ma possiamo definirlo una sorta di reboot,
perché appunto un nuovo inizio perché ricordiamo che nello scorso capitolo, nel Mortal Kombat 11, la storia finiva con Liu Kang che sconfiggeva il boss finale, chiamiamolo così, che era Cronica, e prendeva praticamente questa clessidra del tempo e una volta sconfitta Cronica riscriveva, insomma, la storia. Riscriveva la storia con una storia di pace e di prosperità, eccetera, che abbiamo visto anche nel trailer adesso. Quindi, praticamente lui che adesso, Liu Kang, che adesso è diventato il dio del fuoco, va a praticamente riscrivere, a rivoluzionare il mondo, quindi a ricreare un nuovo scenario, un nuovo inizio per quell'universo, quindi per l'universo di Mortal Kombat. E però praticamente se non sarebbe Mortal Kombat, dice: potete scegliere la pace, ma se avete scelto la guerra, scegliete di combattere contro un dio e si manifesta lui come dio del fuoco, perché ricordiamo che adesso lui sarà il dio del fuoco e credo che sarà anche diciamo, boss finale da combattere, diciamo, alla fine della storia che non vedo l'ora di giocare perché ho visto una rivoluzione pazzesca anche dal punto di vista grafico, bellissimo, veramente, veramente hanno fatto dei passi da gigante secondo me. Le immagini, diciamo, del sangue, delle cose sono sempre più dettagliate perché ricordiamo che fondamentalmente Mortal Kombat nasce come violenza pura, violenza gratuita, possiamo dire. Insomma, non è proprio gratuita perché poi c'è tutta la storia dietro che quindi, però fondamentalmente si basa sul combattimento uno versus uno e ci si prende ammazzate veramente, veramente molto violentemente. E praticamente il gioco ci garantisce un nuovo combat system, nuove modalità e nuove fatality che sono inedite, spiegano dal sito della Warner Bros. E ci dice praticamente che il gioco è in uscita il 19 settembre. E vediamo queste nuove modalità, secondo me introdurranno anche una modalità un po' più pacifica, una modalità totalmente basata sulla guerra e sul combattimento, credo, sono mie supposizioni, non sto purtroppo, non ci ho potuto ancora mettere mano sul gioco, ma sicuramente farò il pre-order e sicuramente giocherò alla beta che ci sarà ad agosto, quindi restate aggiornati se volete appunto sapere più informazioni. Chiaramente se ci saranno più informazioni, se ci saranno gameplay, io vi porterò il video chiaramente su tutti i vari aggiornamenti. Volevo fare più che altro, oltre alla reaction del trailer, che è stupendo, volevo fare questa chiarezza per quanto riguarda il titolo, perché è stato un pochino confusionario. Mortal Kombat 1, aspetta, ricominciamo tutto da capo? Di nuovo come prima? Basta remake, basta cosa. Invece no, è completamente diverso perché è un reboot e quindi andiamo a ricominciare da capo, ma in maniera diversa, con una nuova storia, ma con gli stessi personaggi. E quindi ragazzi, niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace. Scrivete nei commenti per qualsiasi dubbio, chiarimento, se volete delle notizie in più, se volete, non lo so, parlare anche soltanto di Mortal Kombat, mi fa piacere. Niente, quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando, se ancora non siete iscritti, e ci vediamo alla prossima. Ciao!